In questo video parliamo di amplificatori operazionali. Un amplificatore operazionale presenta almeno 5 morsetti, due di alimentazione, VCC più e VCC meno, un ingresso invertente I meno, un ingresso non invertente NI, quello indicato col più, e un'uscita V0. Dal punto di vista commerciale e industriale, si presenta in questo modo. Questa è la piantinatura, questa è l'immagine dell'operazionale 741. Abbiamo al 2 e vediamo qui la leggenda. L'input invertente, il 2 col meno. Abbiamo al 4, eccolo qui, l'alimentazione meno 15 volt. Poi abbiamo al morsetto 6 l'uscita, l'output. Al morsetto 7 l'alimentazione più 15 volt. Andiamo a vedere subito come lo utilizziamo. Facciamo un esercizio che è riportato al testo della San Marco di Emilio Ferrari al secondo volume, a pagina 73 e l'esempio 8. Ho lasciato questa immagine, questo grafico di come si presenta con i morsetti. Qui l'abbiamo proprio applicato. Allora, noi abbiamo un amplificatore operazionale, l'uscita V0, abbiamo un ingresso con un volt e l'abbiamo riportato qui nella simulazione. Poi abbiamo una resistenza da 1 kilo ohm, questa qui, e una resistenza da 9 kilo ohm qui. Abbiamo l'alimentazione, come abbiamo visto nello schema commerciale precedente, con più 15 volt a questo borsetto e meno 15 volt a questo. Io lo chiamo morsetto, si può chiamare pin. Andiamo a metterlo in simulazione. Il risultato che esce è 10 volt ed è qui. Per i calcoli, poi durante le vostre lezioni potete fare tutte le considerazioni di tipo teorico. Quindi noi abbiamo preso un esercizio del testo. Abbiamo visto il risultato, realizzandolo, simulandolo con il multisim, otteniamo lo stesso valore di tensione di uscita, cioè la V0 è 10 volt, salvo approssimazioni, è 10,010 nella misura della simulazione. Vediamo il prossimo. Questo è un esercizio, facciamo una zoomata. Ecco qui. Allora, questo esercizio si trova sempre nel volume 2, si riferisce alla figura 7 di pagina 104. Il risultato di questa configurazione deve essere 2,23 millivolt. Allora, la configurazione è questa. È alimentato con 10 volt l'operazionale. Abbiamo la resistenza di 5 kilo ohm R3, poi abbiamo R2 da 10 kilo ohm e abbiamo R1 da 10 kilo ohm. Mettiamo in simulazione e la misura della V0, della V d'uscita è 2,23 millivolt. 2,23 millivolt è il risultato del testo. Ovviamente l'obiettivo di questi video non è quello di spiegare i passaggi di come si costruisce, perché ci sono tanti tutorial sulla rete che già ve lo dicono. L'obiettivo di questi video è come fare didattica, quindi comunicare ai nostri alunni un metodo per ragionare scientifico con l'aiuto dei software di simulazione. Togliamo anche questo e vediamo altre configurazioni dell'amplificatore operazionale.
vediamo un amplificatore operazionale invertente e adesso vediamo perché invertente. La configurazione della figura. La figura è stata presa dal testo di Emilio Ferrari, volume secondo, l'ho riportato fedelmente nella simulazione. Vediamo perché è invertente. Perché la tensione d'ingresso, questa VI, che nel nostro caso l'abbiamo messa, dunque, l'abbiamo messa. Eccola qui, VI, un volt, perché in questa figura c'è il più sotto e il meno sopra. Noi qui abbiamo il più sopra e il meno sotto, quindi vi risulterà leggermente specchiato lo schema. Allora, la tensione d'ingresso è VI. Che cosa mi dà in uscita? La V0 è uguale a VI per meno R2 su R1. Se R2 ed R1 sono uguali, come nel caso che sto simulando, questa frazione assume un valore pari a 1. Quindi abbiamo la tensione d'uscita che è uguale a meno la tensione d'ingresso, perché viene moltiplicata per meno 1. Andiamola a simulare e infatti ingresso 1 volt, uscita meno 0,998, quindi praticamente meno 1 volt, l'ha invertito. Se io vado a cambiare il valore di R2, per esempio la raddoppio R2, anziché 1 kV, lo metto qui, lo vado a settare 2 kΩ. Allora adesso abbiamo 2 diviso 1 fa 2, mi dovrebbe venire una V di uscita pari a meno 2 volte la VI. Rifacciamo la misura, bisogna togliere la simulazione e rientrarci, altrimenti non cambia in tempo reale. Eccolo qui. Allora, l'ingresso è 1 volt, l'uscita è meno 2 volt, meno 1,997, che è meno 2 volt. E vabbè, adesso potremmo giocare a cambiare tutti i valori. Abbiamo un'operazione invertente dall'amplificatore operazionale. Andiamo a vedere il prossimo. Invertente, adesso andiamo a vedere quello non invertente. Facciamo una zoomata anche qui. Allora, in questo caso pure ho riportato fedelmente lo schema, poi ho messo dei valori per fare la simulazione. In questo caso non è invertente, tant'è vero che io ottengo la V di uscita, V0, VO, V output, che è uguale alla V di ingresso moltiplicato per questa quantità. Se R2 ed R1 sono uguali, come sempre nella partenza della simulazione vi faccio vedere. Qui abbiamo 1 più 1, 2, quindi mi dovrebbe uscire una VO che è il doppio, perché è moltiplicato per 2, della VI. Facciamo la simulazione. La VI è 1 volt. La V di uscita è il doppio. Proviamo a mettere R2, a raddoppiare R2, quindi la settiamo su 2 kΩ. 2 diviso 1 fa 2 più 1, 3. 3 per V, quindi la V di uscita dovrebbe essere, ora che metto in simulazione, il triplo della V di ingresso. Siccome la V di ingresso è 1 volt, abbiamo in uscita 3 volt. Vediamo la prossima. Ecco in questo caso abbiamo un sommatore invertente. Che cosa vuol dire? Io ho due tensioni d'ingresso. In questo caso 10 volt e 1 volt.
dovrei trovare in uscita meno la somma, quindi meno 11. Lo metto, questi numeri che vedete già prestampati, è perché è stata approvata la simulazione precedente, poi il multisim allo spegnimento non lo azzera nel momento in cui metto la simulazione. Osservate, ecco, parte da zero, adesso fa la misura. Quindi, sommatore invertendo, 10 più 1, 11, invertito, meno 11. Se io questo un volt, no un volt, sì, l'ingresso di un volt, lo metto a 3 volt, adesso vedete, rimane il risultato precedente. Devo togliere la simulazione. Ora che rimetterò la simulazione, dovrebbe misurare questo strumento 10 più 3, 13 col meno davanti. Andiamo a vedere. Meno 13 volt. Quindi abbiamo visto anche il sommatore invertente. Ovviamente l'amplificatore operazionale può fare anche calcoli di integrazione, di logaritmo, poi noi facciamo quelli basilari. Sommatore, vediamo il sottrattore. In questo caso noi abbiamo i due ingressi, 10 e 2. Sottrattore vuol dire che mi deve dare la V di uscita, VO, V1 meno V2, quindi dovrebbe dare 10 meno 2, 8 volt. Andiamo a simulare. Ecco qui, 8 volt. Se io cambio supponiamo che questo da 2 volt lo faccia diventare 4 volt. Quando metto in simulazione, 10 meno 4 fa 6. Quindi il sottrattore non è invertente, mi dà in uscita una tensione che è pari alla differenza delle due tensioni d'ingresso. Vediamo. Il trattore l'abbiamo visto. Vediamo l'esercizio 14 a pagina 92, sempre del secondo volume di Ferrari dell'editrice San Marco. Riporto fedelmente lo schema dell'esercizio, il risultato dell'esercizio è la V d'uscita deve essere meno 3 volt. Andiamo a simulare. Aspettiamo il risultato, ecco qua, meno 3 volt. Abbiamo riportato fedelmente lo schema dell'esercizio. Vediamo adesso per concludere. Un caso pratico. Io utilizzo un non invertente, quindi la formula della tensione d'uscita è questa rispetto alla tensione d'ingresso, però metto un sensore generico, cioè al posto di R2 ci metto un sensore generico. Potrebbe essere una fotoresistenza per regolare delle luci, può essere una sonda di temperatura per regolare l'accensione e lo spegnimento di un riscaldamento, qualsiasi automazione. Questa lampada rappresenta l'oggetto controllato, quindi si accenderà e non si accenderà. È collegata a un circuito di potenza alimentato a 230 volt. Per interfacciare il circuito elettronico con il circuito a 230 volt, utilizzo un relè di quelli che possono essere alimentati dal circuito elettronico, e ce ne sono in commercio, io ne ho comprato qualcuno proprio per la scuola, onde evitare di aspettare tutti i tempi di gare d'appalto, costa 5-6 euro, credo sia della Finder. Allora,
Andiamo a vedere che cosa succede. Io ho qui un sensore generico. Nel momento in cui il sensore cambia la grandezza rilevata, osservate, posso arrivare ad eccitare il contattore o il relè K1 e quindi apre o chiude il contatto ausiliario accendendo l'utilizzatore. Quindi, ripeto, se parliamo di controllo di temperatura, questa apparecchiatura sarà un riscaldatore, un ventilatore, un raffrescamento. Se parliamo di luci, questo sensore potrebbe essere un crepuscolare, una fotoresistenza. Quindi qualsiasi sistema automatico io potrei controllarlo con un circuito di comando di questo tipo, utilizzando l'amplificatore operazionale, interfacciarlo poi col circuito di potenza dove ci possono essere motori, luci, qualsiasi tipo di apparecchiatura. Grazie.